si scusa di non poter essere qui oggi perché aveva degli impegni già presi, ma comunque ci teneva ad essere presente proprio per l'attenzione che comunque ha sempre mostrato a due che sono, diciamo, gli assi centrali dei discorsi che sono stati fatti, cioè da una parte il territorio e in particolare i piccoli comuni e dall'altra l'ambiente e la sostenibilità. Insomma, sono le due, diciamo, tra le tante caratteristiche che contraddistinguono il percorso che ha fatto Cristiana in questi anni. Io vi ringrazio veramente, diciamo, sono qui più che altro per ascoltare, per prendere, diciamo, e poi cercare di sostenervi in questi che sono appunto il percorso che state facendo sui temi che state portando avanti. Però devo dire che è stato molto interessante perché i temi che avete tirato fuori sono stati molteplici e anche di ampio spettro. E vanno dal problema dei finanziamenti, che appunto avete tirato in ballo più volte, anche se lì sapete che la Regione Lazio nel suo complesso non sta benissimo. È stato approvato un bilancio che sostanzialmente prevede di spendere soldi soprattutto tramite i finanziamenti europei perché, diciamo, la situazione economica non è delle più favorevoli. Però detto questo, alcune cose vanno fatte perché altrimenti non avrebbe senso continuare ad andare avanti. Quindi, diciamo, la scelta di Zingaretti, che è stata una scelta coraggiosa, impone poi anche come conseguenza di seguire e di poter andare avanti nell'attività. L'altro tema che è stato citato è quello della città metropolitana, che non è un tema secondario, però secondo me anche qui il ragionamento che avete fatto parte bene, nel senso che secondo me l'unico modo per convivere con la città metropolitana alla pari è quella di ripartire dall'ambiente e dal territorio, di andare, diciamo, ad affrontare questa sfida in maniera con la propria identità, però partendo da quello che si ha. E qui, insomma, questo è i temi che avete tirato fuori sono quelli che secondo me meglio vi rappresentano, come meglio rappresentano tutto quello che è l'Interland romano. Io vengo da fuori Roma, vengo da Velletri anche lì, diciamo, c'è un problema di come approcciare la città metropolitana per non essere un dormitorio. E l'unico modo è partire dall'ambiente, dalla natura, dal parco, cioè fare di questi che sono stati sempre vissuti come la parte perdente il punto di partenza per rivitalizzare il territorio. A me è piaciuta molto la frase che ha detto, anche perché è stata, diciamo, per anni uno degli slogan di Legambiente, da cui vengo anch'io. Insomma, io conosco Cristiana appunto da Legambiente Lazio, e tra l'altro proprio qua sono venuto per 2 anni di seguito a portare i bandi dei piccoli comuni. È agire locale e pensare globale, e quindi mi sembra che su questo appunto la strada che avete intrapreso è quella giusta. Sulla questione dei parchi, anche qui Zingaretti sta lavorando per intervenire e pensare a una nuova gestione stessa dei parchi. A settembre dovrebbe avvenire questo, quindi dovrebbe esserci la fine dei commissariamenti, quindi ridare vita anche in questo caso al parco e renderlo compatibile con uno sviluppo che è sostenibile. Io non la voglio fare molto più lunga perché anche i tempi sono abbastanza stretti. Vi chiederò poi appunto di rimanere in contatto per prendere spunto dalle varie cose, appunto seguire anche questa cosa dei finanziamenti alla Valle dell'Aniene e così via. Però appunto quello che volevo dirvi sono invece quello che sta facendo Cristiana, che va in linea precisa con quello che avete progettato voi. Appunto, da una parte c'è il tema dei piccoli comuni, la legge che ha presentato Cristiana come prima firmataria sul i finanziamenti da dare ai piccoli comuni, quindi individuati sotto i 5.000 abitanti, che vanno proprio nelle stesse direzioni che state dicendo voi, quindi favorire l'albergo diffuso piuttosto che l'agricoltura e il turismo, proprio perché questo potrebbe essere un volano per far ripartire un'economia locale.
L'altra legge che verrà presentata invece a breve, però è iniziato un discorso con le principali associazioni di categoria, è la legge sul chilometro zero e riguarda i prodotti agricoli. Abbiamo fatto la settimana scorsa, anzi lunedì, un incontro con le principali associazioni di categoria, faremo un ulteriore incontro per poi presentare questa legge che è volta proprio alla promozione dei prodotti locali, e quindi anche in questo caso mi sembra che c'è in perfetta sintonia, così come un'altra legge che può essere utile in questo ragionamento è quella sul verde urbano. No, qua non c'è bisogno di verde urbano, però può essere un volano per il settore florovivaistico. Quindi io ve lo lancio come spunto, perché tutte quelle che possono sembrare delle leggi ormai distanti magari da voi, come possono essere orti urbani e così via, in realtà potrebbero essere poi utili per indotto anche per i comuni che non sono direttamente interessati. Chiudo dicendo che appunto che ho portato una cartellina con la legge di Cristiano sui piccoli comuni e poi un bando che ha fatto la Regione Lazio sulle officine degli arti e dei mestieri, che secondo me potrebbe essere anche un punto di partenza anche per altre cose, e confermandovi poi la disponibilità a collaborare sui singoli pezzi, che è essere un punto tramite per le vostre attività. Grazie. Allora, ringraziamo Giorgio a nome e chiamo, grazie a voi Cristiano, insomma, di questo intervento. E sì, sicuramente vogliamo creare sinergie ai vari livelli, perché comunque servono. E chiaramente sono sinergie legate a un discorso appunto di sano confronto anche politico, anche se siamo un'associazione culturale, però è indubbio che comunque qualsiasi cosa poi dice si trasforma anche in attività politica, perché lo stesso fatto di fare un libro del genere o di sistemare i ruderi, cioè gli accessi ai ruderi di Camerata Vecchia, alla fine diventa un fatto politico, perché comunque incide anche sulla politica quotidiana, insomma. E quindi è anche l'organizzazione delle persone e delle idee, poi alla fine è politica fondamentalmente. Tutto è politico. Nel momento in cui si mette in relazione con gli altri, diventa politica. Dal momento che vai a comprare il pane, c'è è così. Esatto. Quindi per noi la circolazione di queste idee, come dicevo all'inizio, anche dal punto di vista culturale, ma a questo punto anche politico, nel momento in cui sono sane e propositive, noi ci stiamo, ecco, noi come associazione ci siamo e lo seguiamo attentamente. Quindi adesso darei la parola, allora se era prenotato, prima di dare la parola a Paolo, che lo vorrei far intervenire per ultimo, perché per noi è importante, Paolo per noi è la mente archeologa. Lo portiamo subito dalla riportina Valeria a fare un po' e quindi non gli ho freddo, ce lo giochiamo alla fine, facciamo finire a lui, capite? È una, ormai è una nostra risorsa a tutti gli effetti, quindi Angelo, sì, brevemente, quando hai parlato museo. Del museo, senza stare a rivangare un po' il dispiacere per lo sciagurato sperpero di soldi per una struttura che doveva essere per il recupero, è una cosa vergognosa. Però, ho letto che si parla di polifunzionale o un qualcosa del genere. Esatto. Personalmente, dunque, io sono 43 anni che vengo qua, sono di Roma, da molti anni sono anche residente. Mi sono innamorato come pittore immediatamente che della gente che rispetto, sono amico di tutti, specie degli anziani dai quali ho imparato molto dell'area. Il valore vero di questo paese, che è oro, è la faggeta ai 1200 metri e i pascoli. Anche la fascia sotto tra 700 e 1200 è interessantissima, tutto bosco visto dal mare. Oh, per farla breve, secondo me il museo dovrebbe essere di tipo etnologico e naturalistico. Sì, doppia funzione. Io ho una moglie tedesca, conosco, ha un nipote che è direttore di un tipo in un paesino piccolo della Turichia, uguale,
etnologico e facciamo naturale. Un gemellaggio perché sì, no, le usanze, i costumi, tutte queste cose che abbiamo detto, il quadro bellissimo, la storia interessantissima di questo svizzero, ma la natura qui è la cosa più importante di tutte. Quindi quello secondo me un suggerimento se posso è questo, e darei anche una mano a, per certi aspetti naturalistici. Secondo, si potrebbe anche pensare a un gemellaggio con lo stesso gemellaggio, ma questa è una cosa. Secondo, non capito mai io perché, ma questo è tipico degli italiani, sono italiano, ma che non collaborano tra sindaci, tra Cervara e Camerata Vecchia, un percorso, perché adesso il turismo vero che cos'è? Cavalli, mountain bike, sci di fondo. Lì d'inverno non è che c'è tanta neve, però lo sci di fondo lo so perché io lo faccio, c'è. Allora, se c'è una macchina qui che ti porta su, la gente ci va. Allora, incrementare, sviluppare queste cose, che poi c'è anche un discorso storico, perché non si fa rifiuti, smaltimento, perché non si organizza? Io ho litigato, ho fatto denunce anche a Carzoli, l'Eternit, siccome c'è una legge particolare che devi pagare, che fa la gente? Lo butta, l'ho trovato in riva al fiume Turano. Sono tutte cose che facili da fare, che non si fanno mai. La gestione, adesso ho dato agli insegnanti della scuola elementare del materiale per, sui rifiuti, devono imparare da piccoli, devono capire. Qui per fortuna non c'è, perché il paese, però per farla breve, io ho 43 anni, ho visto quello che è stato fatto, ma soprattutto quello che non è stato fatto. E quindi adesso vedo delle iniziative, vedo un trend positivo. Però ugualmente, come ha detto pure te, serve che tutti collaborano, ognuno ha un'idea, chi può, una volta era più chiuso il discorso, non si poteva entrare, io ho 43 anni, non sono quasi mai venuto, è la prima volta, mio figlio che ha fatto una mostra fotografica, perché vedevo che c'era una certa resistenza. Io vengo qui, ho fatto lavori impegnativi alla sanità, grosse responsabilità, venivo qui per ricordarmi, mi piaceva andare là. Allora, per pochi ultimi e chiudo, i parchi. L'Italia, giardino d'Europa, senza i parchi sarebbe una fogna. Primo. Secondo, la gestione dei parchi è fondamentale. Sviluppo sostenibile. Se trovi l'ambiente giusto, è veramente utilissimo per la gente. E oltre che attiri le persone, quindi non si può fare un giudizio negativo sui parchi. Se da 30 anni qui è così, perché è conservato come lì, devi conservare anche un albero, una pianta di quelle piante là. Questo è il vero valore del paese, non altre cose. E che devi trasmettere alle prossime generazioni. Chiudo in questo perché non voglio essere polemico. Va bene. Angelo è assunto nelle attività della Procamorata, quindi facciamo socio onorario. Lo aggiungiamo. Vabbè, noi in realtà parliamo del museo, ma in realtà noi abbiamo in mente un altro museo che è a cielo aperto, si chiama Camerata, il sito di Camerata Vecchia. Cioè, per noi uno dei progetti che stiamo portando avanti, se Timion è il testimone, però bisogna costruirlo piano piano con rigore scientifico, per questo poi Paolo da questo punto di vista ci dà il grande sostegno. Cioè, per noi domani nel senso fra un anno, fra due anni, Camerata Vecchia diventerà un museo a cielo aperto e la gente dovrà pagare per entrare, perché noi pensiamo che sì, perché è il modo per sostenere un'economia e poi anche una fruibilità. E con tutti i progetti che ci abbiamo in mente, abbiamo illustrato durante il programma dell'associazione nell'ottobre scorso, di cui Settimio come sindaco ne ha conoscenza. Però ecco, le idee poi si costruiscono piano piano, mattone dopo mattone, sapendo appunto, quando diciamo il pensiero globale, cioè noi vediamo a 360 gradi, poi ovviamente siamo quelli che siamo e facciamo un passettino secondo le nostre forze, le nostre gambe. Ok, Giulia? No? Pietroletti. Ci vediamo. Allora, ciao a tutti, io sono Giulia Pietroletti, sono in questo momento sono assessore al quinto municipio del comune di Roma e mi occupo di ambiente.
Allora, la questione, vabbè, io in realtà sono qui, diciamo, da due punti di vista. Ora ho coperto lo streaming, scusami. Vai lì dove stava. Allora, in realtà sono qui per una doppia, insomma, veste, insomma, a parte questo, in realtà la cosa, diciamo, che mi motiva di più è il fatto di essere una. Non sono residente, però la mia famiglia è legata a Rocca di Botte, è un paese che conosco molto bene, siamo qui a 3 chilometri, quindi è una realtà che, pur essendo sul confine, quindi tra due regioni differenti, però ha un fortissimo legame con Camerata a livello anche storico, ma anche umano, perché gli abitanti di Rocca e di Camerata a volte si sono mischiati, si frequentano, quindi sono sposati, c'è un fortissimo legame tra queste due realtà, pur essendo appunto in due regioni differenti. Allora, in questo senso io, vabbè, volevo ascoltato con grandissimo interesse tutto quanto detto e anche con grande soddisfazione nel vedere che c'è una voglia di rinascita e di riscatto per dei paesi che, a mio avviso, io l'ho sempre, quindi non sono un'esperta della politica locale, però visto un po' con rimpianto il fatto che ci sono tantissime occasioni che mi sembrava si potessero sfruttare e non sono mai state sfruttate in passato, quindi il fatto che oggi lo si voglia fare è qualcosa che mi dà veramente tantissima motivazione e soddisfazione. Giusto un paio di spunti e di riflessioni sul fatto che proprio queste zone hanno un fortissimo legame con Roma, no? Noi tutti siamo per metà o per tre quarti romani, io derivati. La situazione è, diciamo, che l'interscambio tra questi due sistemi, no? Il sistema della città metropolitana e il sistema di tutto questo ambiente rurale, che poi insomma è quasi originario per la città, è un rapporto quindi inevitabile. Voi non so se sapete che Roma dagli anni 70 ha smesso di crescere quasi come numero di abitanti, non è più cresciuta, però si dice che Roma cresce fuori Roma. Il paese di Rocca di Botte negli ultimi, quant'è, 15 anni? No, 5 anni. 5 anni ha raddoppiato il numero degli abitanti. Questo lo vediamo tutte le volte che, diciamo, si prova a prendere la Roma L'Aquila di mattina. Perché ha costruito l'insediamento. Esatto, però questa sta di... La regione Abruzzo c'ha delle leggi, la regione Lazio ha questa. Allora, questo forse è una salvezza, questo è un problema, diciamo, che comunque questo il rischio, quindi il rapporto inevitabile, perché in questo momento si sta declinando un po' più verso la questione del territorio, no? Questi paesi stanno diventando un bacino di lavoratori che poi vanno a lavorare a Roma con una serie di disagi sia per chi vive qui sia pure per chi è romano, perché comunque si tratta di una quantità enorme di popolazione che poi sono i cosiddetti city users, no? Gli utenti della città che poi nella città non vivono. Quindi secondo me questo rapporto, che diciamo è comunque inevitabile perché questi due sistemi devono comunicare, potrebbe essere differente, no? Quindi sicuramente quello di vedere in questi luoghi uno sviluppo e dei servizi migliori per gli abitanti, che li concentrino, che creino posti di lavoro qui, per cui non si è più costretti a fare questo pendolarismo del lavoro verso Roma, e anche invece un'attrattività che possa essere un'attrattività anche per i romani. L'idea del Parco Avventure che ho condiviso con Settimio derivava dal fatto che ci sono una serie di servizi che in queste zone i romani fruirebbero volentieri, di cui fruirebbero volentieri. Ad esempio questo tipo di attività, che sono attività sostenibili legate alla media montagna, senza ripercorrere delle aberrazioni del passato, come io faccio l'esempio di Marzia, noi in Abruzzo voi la conoscerete, no? Oppure di certe forme di, come si chiama quella sopra Tagliacozzo? Campo Rotondo, dei luoghi terribili, dove il territorio è stato svincolato, piccola Svizzera, una cosa allucinante. Quindi queste cose non devono mai esistere. Quello verso cui bisogna, però l'alternativa non è che o il turismo si fa così o non si fa per niente, è di cercare di portare un modello sostenibile che percorra anche i sentieri della montagna, che valorizzi le attività tradizionali, però diciamo fatto in una maniera intelligente. Allora, io tra questo volevo dare un paio di spunti, anche diciamo sfruttando la presenza della segreteria regionale. Allora, il discorso, per esempio, un paio di cose su cui noi stiamo lavorando, ad esempio nel nostro municipio, che possono forse anche indicare un po' delle
degli stimoli per dei discorsi che possono essere ripresi anche qui. Ah, allora. Un ad esempio, noi stiamo facendo un grosso lavoro sulla Via Francigena. La Via Francigena è un percorso del sacro, quindi del pellegrinaggio, che come è stato fatto ad esempio per il Santiago di Compostela, per il Santiago di Santiago di Compostela, potrebbe essere un volano per il turismo, anche perché è inserito nel programma Horizon 2020, che è quello dell'Unione Europea, verso il quale poi verranno comunque impiegati tantissimi fondi che gestiranno le regioni. Questo percorso, diciamo, che portava i pellegrini da Canterbury a Roma, poi continuava a portarli da Roma fino all'Imbarcadero, che era il luogo verso Brindisi dove si prendeva il traghetto per la Terra Santa. Allora, la caratteristica di queste vie del sacro sono il fatto che passano attraverso dei luoghi che avevano comunque una simbologia, un'importanza per religiosa. Noi abbiamo qui ad esempio tutto il percorso che è attorno alla Santissima Trinità, che attraversa i nostri boschi, sono percorsi che sono stati frequentati nei millenni, che dovrebbero essere valorizzati ma da un turismo sostenibile. Noi stiamo puntando a portare i pellegrini dal quinto concilio, perché la Francigena attraversa la Prenestina, fino a Subiaco, perché quello è un percorso storicamente fondato, già abbiamo creato una rete con i comuni, però poi, diciamo, la pratica di chi ha strutturato questi percorsi ci ha insegnato, ad esempio, come è stato fatto per Santiago, che possono esistere delle deviazioni. Quindi creare un percorso montano che porti alla Santissima Trinità sulla Valle dell'Aniene, che passi nei nostri boschi, è una cosa su cui si può lavorare. Creando di sosta anche. Ci stiamo lavorando. Sì, è questo, la recettività giusta. Perché farò io, mi perdoni che la interrompo, noi dobbiamo creare delle aree di sosta. Dobbiamo dare dei servizi per le questo deve essere l'obiettivo di un percorso. L'altro concetto importante su cui noi stiamo lavorando, e che forse potrebbe essere utile anche voi, è il concetto di ecomuseo. L'ecomuseo è un museo diffuso appunto anche a cielo aperto, che valorizza non solo le emergenze archeologiche, ma quelle culturali in un senso più esteso. Ad esempio, diventa oggetto di museo anche le tradizioni, anche certi tipi di attività tradizionali che si vogliono tutelare, anche a volte le persone che vivono in un luogo. Noi siamo ancora in attesa di una legge regionale sugli ecomusei, perché ne sono state fatte in molte regioni d'Italia. Gli ecomusei possono essere appunto uno strumento che poi ci aiuta a catalizzare risorse e a valorizzare il territorio. Quindi io, diciamo, la mia aspirazione come abitante di Rocca di Butte, insomma, come, diciamo, quasi abitante di Rocca di Butte, è che si possa poi creare anche un dialogo con Abruzzo, perché qui è vero che c'è un confine che ha anche una ragione storica, eravamo due regni differenti, no? Cioè, tra Stato Pontificio e Regno Borbonico, però, diciamo, secondo me in questo senso si potrebbe veramente creare un'unione anche con i paesi della cosiddetta Valle del Cavaliere, perché diciamo ormai sono parte migliaia di anni di cui si condividono insomma il territorio, i problemi e anche insomma le opportunità. Quindi questo è, diciamo, il mio auspicio, non so come, non so in che modo, magari questa è una cosa che possiamo vedere e studiare insieme. Non so se sei venuto a conoscenza, c'è una pubblicazione di Equi molto interessante che la fecero in occasione della mostra di Iovicola. È una mostra che andrebbe recuperata, anche perché noi abbiamo un insediamento equo nella valle, il Colle Santo Vito, che comunque si parla, ci sono anche qui delle emergenze anche rock, emergenze medievali che dovrebbero essere. Quindi io quello che auspico, ecco, è questo coinvolgimento degli abitanti e delle popolazioni, perché diciamo quello che può venire di buono può venire soltanto da loro e con il loro sostegno. Anche a Rocca ci sono delle associazioni che si stanno cominciando a formare, che si stanno muovendo per la tutela del territorio, più o meno con questo spirito, quindi quello che io auspico è una condivisione e una rete. Allora, introducendo Paolo, che invito intanto a prendere posto qua.